Ma Torino, un derby, lui riesce a vedere? Un derby su 100 giocati, ne perderebbe 99. Vlahovic vince il derby. Devo dire che oltre a Vlahovic c'è stato un atteggiamento di squadra sicuramente diverso. Il derby è nostro. Ok, 3 punti per noi. Abbiamo sofferto, abbiamo giocato comunque di merda, con qualche piccolissimo miglioramento sull'atteggiamento e sulla voglia di voler portare a casa qualche cosa. Ma tecnicamente stiamo ancora molto lontani. Io speravo nel pareggio, nel pareggio, invece no, l'avete vinta. Puttana schifosa. Vabbè, ogni tanto una potete anche vincerla, ogni tanto una potete anche vincerla, ma calma, calma, calma. C'è un dato buono da portarsi a casa in questa partita, cioè che la Juventus torna alla vittoria in trasferta dopo da aprile a ottobre. Sono 6 mesi, quindi dopo 6 mesi torniamo alla vittoria in trasferta, e questa è sicuramente una cosa da portarci a casa. Non è stata una vittoria esaltante, non è stata una vittoria di costruzione, secondo me. Lo so, una rondine non fa primavera, una rondine non fa primavera. E intanto Torino è bianconera, una rondine non fa primavera, ma intanto Torino è bianconera. Miracolo! Miracolo! Ha vinto la Juve! Un miracolo imbarazzante! In una partita imbarazzante! Un derby per la lotta a non retrocedere tra Torino e Juventus, che arrivano da sconfitte su sconfitte, piselli in faccia su piselli in faccia. Abbiamo riacquistato un po' di dignità. Comunque questi qua stanno ritornando, eh. Stanno ritornando dai telecronisti, Saggi. così abbiamo sentito. No, ma io La telecronisti. Juve è ritornata. E arrabbiamento sti telecronisti, voglio dire, c'è sta arrabbiamento che voi avete. Perché se no, ma fanno fuori. C'è stata calma, state calma. State per calma. Il derby non si gioca, ma si vince. E io oggi sono felice per la vittoria e per i 3 punti, perché non ne posso proprio vedere. Io a Kylian non ne posso proprio vedere. Io non li posso vedere. Quindi devono stare a cuccia. Torino è bianconera, punto e basta. È inutile che vi esaltate. Noi facciamo, vi sguagliamo, facciamo. Si tapa alla sinistra nostra. La Juve esprime un gioco che è più scarso di quello dell'Inter. Cioè l'Inter gioca meglio rispetto alla Juve. Poco ma sicuro. Cioè l'Inter, nonostante che gioca di merda, però gioca meno di merda della Juve. Si può criticare l'allenatore, ragazzi, quando vogliamo. Perché quando le cose vanno male, come io dico sempre, le colpe sono di tutti. Però io nemmeno posso sopportare o sentire che il problema è solo l'allenatore. Noi abbiamo dei giocatori tecnicamente scarsi. 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 Allegri resta? Allegri in. Allegri in. Poi se la prossima perde, Allegri out. Si dice, si riparte da qui, ma diciamo, teniamoci 3 punti, una boccata d'ossigeno, guarda, boccata d'ossigeno per questa Juventus, perché ce n'è, la Juventus da qualche parte deve ripartire. Ora, non ti dico riparte da qua, speriamo. Comunque, la Juventus batte il Torino e siamo tutti contenti. Questa sarà la remontata del campionato e vinceremo lo scudetto. Ma quando? Ciao, regà. A prendere il tempo, Ma che, a oh, comunque siamo Skousen anche e a sfigati, girarla con però, forza. cioè, Un'altra grande veramente, parata di raga. Milinkovic. Sesto corner per la Juve, lo batte Cuadrado. Arriva la zappata di Vlahovic e va avanti la Juventus al 74esimo minuto. Sbuca dietro a tutti e fa 1-0. Dusan Vlahovic. E con la voglia, con l'intuizione e la determinazione.